Stolas. Stella. Bastardo. Strega. No! Fottuto succhiacazzi. Perché volevate vedermi qui? Volevamo discutere bene i termini di questo divorzio. Credo che la mia adorata sorella meriti un compenso in più. Dopotutto hai tradito la poveretta. Sicuramente glielo devi. André Alfus, l'infedeltà implica il tradimento. E a questa donna non è mai importato un fico secco, né di me né tantomeno del nostro matrimonio. Per quel che mi riguarda, questo divorzio si sta prolungando troppo. Vaffanculo! Stella, porca puttana, piantala di complicare sta merda. Cielo, questo è preoccupante. Merda, Stolas! Non è proprio il momento ora. Mi dispiace che sia nuovamente un brutto momento, Blizzy. Ma credo di trovarmi un po' nei guai. Sono legato al sedere di un cavallo in questo momento. Bastardo fortunato. Sfortunato direi. Credo di essere stato rapito da quel tuo amichetto cowboy. Oh, quale? Quanti cowboy conosce, signore? Che aspetto ha, vostra altezza? Attraente? È Striker, signore! No, ma porca troia, non puoi scappare! Non hai superpoteri? Credo che mi abbia legato con una corda benedetta, il che ho paura limiti le mie capacità di liberarmi. Quindi penso che tu debba venire a salvarmi. Oh, merda, Stolas, oggi non posso. Mi dispiace, sto portando Luna in ospedale. Sai com'è? Deve fare un importantissimo via CCNO. Ci vogliono anni per prenotare un posto e a noi ne sono serviti 5 e poi sai, lei lavora molto sul campo, quindi ne ha davvero bisogno. Oh, sì, sono d'accordo sul fatto che sia importante, ma io... Vuoi chiudere quella cazzo di bocca? E comunque ti sento! Non preoccuparti del tuo uccellino. È in buone mani. Oh, merda. Sono davvero in pericolo? Ah! Cazzo! Vaffanculo, gran figlio di quella puttana di tua madre! Signore, lasci fare a me, Moxie, stavolta! Siete sicuri di cavarvela da soli? Possiamo farcela, signore, insieme siamo una combo letale! E poi abbiamo un conto in sospeso con quella testa di cazzo! Allora sbrigatevi, sembra che Stolas sia davvero nella merda stavolta e conoscendo quel tipo mi gioco le palle che si trovi nel girone dell'ira! Ora muovete il culo e cercate indizi su quella merda di cowboy! Forza, Luni! Sarà una cosa molto veloce, te lo prometto! Porca di quella puttana! Di tutti i giorni in cui poteva farsi rapire, ho aspettato 5 anni per questo cazzo di appuntamento! Qualcuno mi metta un cazzo in culo! Che cazzo ti guardi? Ehi, pupa, sono qui per il via CCNO per la mia Looney Tuni. Il cosa? Oh, la MRDA che mia figlia dovrebbe fare ogni anno, ma che voi STRONZI ci permettete di prenotare solo ogni 5 fottutissimi anni! Ma come stracazzo si fa a lavorare così, sorella? Oh, non so scrivere. E nemmeno leggere. Il cazzo di vaccino! Fottuta ri! Non posso dirlo su YouTube. L'appuntamento è a nome Blitz. Non vedo nessun Blitz sulla lista. C'è una O. È muta, ignorante. Ah, oh, con la O. Sì, proprio qui. Sì, sì. Blitzo. Blitzo. Beh, la chiameremo tra un pochino. Intanto si accomodi, signor O. Grazie. No, non preoccuparti, Luna, è una prima volta come tante, non la ricorderai nemmeno. Ew, non lo dica così, sembra volgare. Come, scusi? Pervertito. Arriva il galoppo, è proprio lui. Arrivano presto i tempi bui. Porta con sé ovunque andrà, la furia sua mi inseguirà. Lui è Striker, è Striker.
il più scaltro all'inferno è solo Striker. Porterà l'uccello alla sua tana. Lontano da tutti, segue la scia. Ti porterà solo agonia. E su quel treno se ne andrà. È spietato! È malvagio! È un presagio, Striker! È veloce e forte come non mai! Un'incosi lo sognerai! Ti spezza le ossa e ti masticherà! La tua fine lui arriverà! È Striker! È Striker time! Oh sì! Vieni pure dove vuoi! Chiudete quella fogna! Sto cercando di fare il mio fottuto lavoro e venite a rompermi i coglioni! Lasciatemi in pace, idioti! Come si fa ad avere la propria canzone? Allora! Bel tempo, non le pare? Guarda, mamma! Fanno entrare i rospi qui! Come cazzo mi hai chiamato? Non è educato dirglielo in faccia, tesoro. Aspetta fino alla macchina. Hai problemi con me, troia? C'è un bambino qui, razza di schifoso dell'ira. Oh, non vengo certo dall'ira, stronza. E poi c'è anche mia figlia qui e sono sicuro che non apprezzi che suo padre venga chiamato... Robe. Non potremmo prenotare un nuovo appuntamento per quando non ci sarà questa gente ignorante? Ti prego, la cosa più difficile che hai mai fatto è stata convincere tuo marito che quello sgorbio sia suo. Ah sì? E cosa faresti di così importante? Io? Oh beh, io uccido persone. Come ti suona l'offerta 2 per 1, puttana? Signor O, il dottore è pronto per il suo segugio ora. Io mi occupo della benzina, Millie. Tu va a vedere se qualcuno ha visto Striker qui. Ehi, Finocchio! Mi copi l'outfit? Cosa? Stesso cappello! Oh, mi scusi, me lo ha solo dato mia moglie. Perché, insomma, fa caldo qui fuori. Stesso cappello! Ah, quindi facciamo sul serio. Ehi, ragazzi! Avete visto questo figlio di puttana passare da qua? Veloce e forte! No, no, niente musica! Solo sì o no, per favore! Sì, vive nella terra degli uomini cattivi, nel vecchio tunnel del treno, vicino alle miniere. È un posto molto fuori legge, non potete sbagliare! Vi ringrazio. Andiamo, Mox, abbiamo una pista? Dunque, mia moglie ti ha pagato per rapirmi? Non sarebbe bastato un proiettile benedetto? O non te li potevi permettere? Sono stato pagato per darti un vero trattamento reale. Tua moglie deve odiarti davvero un sacco. Non ne hai idea. Allora, binari? Sul serio? Un po' scontato, no? È un classico. Anche quella enorme statua di te stesso è un classico? Mi stai davvero giudicando adesso? Sono solo impressionato da quanto tu ti voglia succhiare il cazzo da solo. Ascolta, non tutti i gironi hanno città di lusso. Con palazzi di lusso e quella roba di lusso dove vivono i ricconi come te. Alcuni di noi hanno vite difficili da condurre. E alcuni di noi si vedono togliere tutto quello che amano da maledetti stronzi come te. Io non ho... E non osare interrompermi. Non voglio sentire le tue stronzate. Voi reali non fate altro che calpestarci! È inutile che provi a fare quel giochetto con gli occhi su di me. Quelle corde non ti lasciano fare niente. Perché non provi a dire qualcosa ora, Altezza? Ah, sembra che tu ti stia dimenticando che stai lavorando per un reale... Adesso! Blitzy mi maneggia molto più bruscamente a letto. Il coltello di Blitzy è più grosso e colpisce molto più profondamente. Credi di essere intelligente, eh? Ma quando ti aprirò la gola e soffocherai nel tuo stesso sangue blu,
avrai lo stesso valore della lapide sotto cui sarai sepolto. Blitz mi dice cose più volgari puntandomi oggetti molto più appuntiti alla gola. Salve, Bingo! E lei deve essere Tula! Luna, sì, possiamo fare in fretta, non è una fan degli aghi, e se è per questo nemmeno io! Oh, su, su! Non sarà così male! Tratto Seguchi tutti i giorni e nessuno ha mai avuto problemi! Ecco, guarda che hai combinato! Dunque, prima... quell'assassino... l'hai assunto tu? Colpevole! Sì, esatto! Tu, civetta sciocchina! Ma, sai, se tuo marito muore, non si metterà molto bene per te! Sarà morto! Perché no? Perché, mia cara sorella, hai prodotto un erede! Se Stolas muore, i suoi doveri, i suoi averi, le sue legioni... passerà tutto quanto a via. Quindi, se lo uccidi, tu non avresti... più problemi. No, capra ignorante! Non avresti niente! Sei così fortunata ad essere bella. Ah, e quindi che cosa proponi di fare? Non mi lascerà niente spontaneamente. Stolas mi odia quanto io detesto lui. Questa è una situazione alquanto singolare. Nessun Goetia si era mai comportato così. Ma con lui vivo abbiamo opzioni, opportunità. L'eternità è lunga, mia cara. Dobbiamo pazientare e aspettare che la situazione vada a nostro favore. Oh, ma io lo voglio morto subito! E lo sarà, presto. Mia cara volpina, ma prima pazienta. Ora, chiama il tuo randagio rognoso. Beh, è stato molto divertente, ma il gioco è bello finché dura poco. Peccato che non vedrai mai più la tua figlioletta. Non azzardarti a dire una sola cosa su mia figlia. Ho toccato un nervo scoperto. Giuro che se osi avvicinarti a lei, io ti faccio a pezzi. Paroloni. Niente più. Ultime parole, Goetia. Blitz. Verrà. Quel clown da rodeo ha detto che non verrà. Nessuno verrà. Pronto? Cambio di piano. Il coglione ci serve vivo. Ero sul punto di farlo fuori. Beh, smettila. Ci serve vivo per occuparci di alcuni affari. Sarai ricompensato per risparmiarlo e portarlo da noi. Sì, signora. Meraviglioso. Beh, buone notizie per te, uccellino. La tua puttana reale non ti vuole più morto. Ma non ha detto in quali condizioni riportarti, quindi penso che questi occhietti sarebbero un ottimo trofeo. Non posso mica rischiare che tu mi veda di nuovo. Eh? Round.
ricordo quanto fosse facile strangolarti, piccoletto. Più forte. Pazzo di merda di un cowboy! Dobbiamo portarlo in ospedale! Oh, bene! Ce l'avete fatta allora! Come... Signore, è sicuro di stare bene? No, sto una crema! Oggi è stato meraviglioso! Che cazzo è successo? Stolas è ferito gravemente! Stolas è... Cosa? Come, lui... Lui può ferirsi. Spero che guarirai presto. Thank you.